Ciao a tutti ragazze e ragazzi, siamo su The Outer Worlds. Ebbene sì, alla fine diciamo che, come avevo detto, era un gioco che, non so, non mi aveva mai attirato più di tanto. Poi però, come avevo, diciamo, pronosticato durante il vlog, mi sarei comunque informato in merito. E potrebbe essere un gioco che merita di essere giocato e visto, insomma, sul canale. Però c'è un però, perché come avevo sempre detto a settembre, prima del trasloco, gestire questo The Outer Worlds e Gridfall, che sono due GDR, pensavo fossero open world totali, invece alla fine sono sì, quasi open world entrambi. Dovrebbero avere delle macro aree da esplorare, ecco. Comunque, quello che è, due GDR abbastanza complessi da gestire, non riuscirei a pubblicare entrambi i giochi tutti i giorni. Quindi stavo pensando, per poterli gestire entrambi, e nel mentre magari io vi preparo qualche altra serie più semplice da gestire, li alterno. Praticamente li alterno. Un giorno vedrete The Outer Worlds e il giorno dopo vedete Gridfall, e così andiamo avanti fino alla fine di entrambi. Ecco. Allora, adesso ho parlato anche troppo, vi faccio velocemente vedere le impostazioni. Sono su PC, sto giocando in 4K, ho messo tutto a ultra, che è il massimo, tranne la distanza di visualizzazione, che tanto vedere a chilometri mi sembra un po' inutile. Cioè, fa piacere ovviamente vedere il paesaggio e tutto, ma i dettagli anche no. Io lascio così, poi se dovessi riscontrare problemi, abbassiamo qualche impostazione, tipo qualche dubbio sulle ombre ad ultra, però vediamo, dai, vediamo se regge. Allora, audio, ho regolato i vari livelli, il gioco è in inglese, con i sottotitoli in italiano. E basta, poi sì. Ah, una cosa, questo gioco ha... Dunque, qua ho messo che praticamente c'è scritto che seleziona, se preferisci, che nell'angolo in alto a destra della descrizione dell'arma appaiano i danni al secondo o i danni. Io ho messo danni, che con danni sta a indicare quanti danni l'arma può causare con un solo colpo, se tutti i proiettili vanno a segno. Invece i danni al secondo, ovviamente, quanti danni l'arma è in grado di infliggere al secondo, ok? Preferisco sapere più i danni. E poi ho tolto questo. Mostra danni fluttuanti. C'è scritto: i numeri che indicano i danni verranno visualizzati vicino al nemico quando viene colpito. Sicché quella roba dei numeri che appaiono quando il nemico, appunto, come sta, come ha detto la descrizione, viene colpito, a me dà un po' fastidio, a dire la verità. Preferisco non sapere quanti danni gli infliggo, anche perché se lo colpisco vuol dire che gli infliggo qualcosa, ok? Adesso dai, bando alle ciance, comunque non vi preoccupate, ecco, magari entrambi, pensandoci, entrambi questi giochi, siccome li alterno, magari il singolo episodio ve lo faccio più lungo, no? Un'ora, magari un po' meno, comunque, massimo un'ora. Nuova partita, allora vediamo, storia. Vabbè, quella facile, normale, normale. Difficile, vediamo. Questa modalità è pensata per i giocatori che cercano una sfida extra. Nella modalità difficile, i nemici hanno più salute e infliggono più danni. Supernova, la Madonna, cos'è? Supernova è la modalità più difficile. Puoi selezionarla soltanto a inizio partita ed è consigliata ai giocatori esperti. La modalità Supernova aggiunge nuove sfide alla tua partita. Se riduci la difficoltà al di sotto di Supernova, non potrai riattivarla.
i nemici hanno più salute e infliggono più danni. Dovrai mangiare, bere e dormire per sopravvivere. È un po' come Fallout, forse, no? I compagni possono morire definitivamente. Menomazioni e infortuni agli arti possono essere curati soltanto dormendo. Armi e armature con resistenza zero sono molto poco efficaci. Puoi effettuare viaggi rapidi soltanto verso la tua nave. Puoi dormire solo all'interno della tua nave. Puoi salvare manualmente solo all'interno della tua nave e i salvataggi automatici sono limitati. Io sono attirato per questa modalità, se non fosse per i salvataggi potrei rischiare. Cioè, se la cosa dei salvataggi non c'era, senza indugio la facevo. Adesso ci sto pensando un attimo, ma mi sa che la faccio ugualmente. Perché, cioè, allora, gli Obsidian fecero il primo Fallout, se non sbaglio, non so se anche il secondo, non mi ricordo, e poi Fallout New Vegas, mi ricordo che lì c'era il mangiare, bere, dormire, eccetera. Era un po' più realistico, anche se Fallout New Vegas non mi piacque, preferì il 3. Come ambientazione, l'ambientazione non mi piacque proprio per niente. Allora vai, andiamo con Supernova, dai. Ma sì. Vediamo. Allora, sottotitoli ok, mostra le battute singole. Sì, sì, mostra tutto, voglio, devo leggere. Ok. Vediamo un po'. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny, when you go out of this world to the Halcyon Colony. Top secret, consiglio della mia corporazione di Alcione, rapporto. La speranza doveva essere lasciata ai margini della colonia. Attenzione, violazione. Vabbè. Non va. Ok, sì, ha un po' di ironia, se non ho capito male. Questo mi dispiace affatto. Sì, un po', diciamo, come avevo detto, mi ero informato abbastanza. Sono informato abbastanza in maniera approfondita, insomma. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever. Just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Cioè, ci hanno abbandonati in mezzo allo spazio. Ma poi a me lo spazio piace, devo dire, come ambientazione. Ah, ecco, creazione del personaggio, mi sa. Corpo, mente, personalità. Forza, beh, la forza influisce sui danni che infliggi con le armi da mischia, sulle quantità che puoi trasportare. Allora, io un'idea del personaggio ce l'avrei già, visto che in Greedfall abbiamo fatto un personaggio di sesso femminile votato alla magia, visto che c'è la magia qua. Non starei sul corpo a corpo, perché in Fallout il corpo a corpo non mi piaceva, mi piaceva più sparare. Magari fare un cecchino, che è un po' che non gioco da cecchino, fare un, sì, un cecchino bravo con le armi, che colpisce dalla distanza, un po' stealth, così. E dal trailer avevo visto che puoi decidere anche chi essere, quindi eroe, cattivo e altre cose. Siccome è un periodo un po', come posso dire, un po' di nervosismo, per il lavoro, che altro, mi sa che, e poi
siccome sto già giocando a Gridfall, lì pensavo di fare il classico eroe buono, comunque che salva un po' tutti. Qua devo cambiare ovviamente gameplay. Facciamo i bastardi, proprio i malvagi, proprio criminali. Vediamo, vediamo. Sto pensando proprio a questa linea di pensiero, ecco, non buono, ecco. Comunque, torniamo a noi. Allora, la forza infligge sui danni che infliggi con le armi da mischia e sulle quantità che puoi trasportare. Quindi sul peso, va bene. Mischia, armi pesanti, blocco, intimidazione. Capacità di carico 80 kg. Destrezza. La destrezza influisce sulla velocità degli attacchi in mischia e sulla velocità di ricarica delle armi a distanza. Ecco, magari questo potrebbe interessarmi di più. Più che altro per le armi a distanza. Pistole, schivata, blocco, attività scassinamento. Oh. Però armi a distanza... Qua c'è scritto pistole. Pistole non è un'arma a distanza, però. Però furtività, scassinamento, schivata, quello ci interessa. Mente. L'intelligenza influisce sui danni bonus dei colpi critici. Armi da fuoco lunghe. Persuasione, hack, medicina, scienza, determinazione. Ok, percezione. La percezione influisce sui danni bonus alla testa e a punti deboli. Pistole, armi da fuoco lunghe, armi pesanti, schivata, scassinamento. Allora, siccome, ecco, visto che sto leggendo tutto, ve lo dico adesso, siamo a 10 minuti dall'inizio dell'episodio, molto probabilmente, visto che ci sarà forse tanto da leggere, non lo so perché vedo un po' di menu, magari oggi vi pubblicherò in via tradizionale due episodi, ecco, così ne facciamo uno, sempre... lungo, dove però buona parte è dedicato al personaggio, e il secondo che sarà sulle prime battute del gioco, quindi non preoccupatevi, che io comunque i miei tempi me li voglio prendere, ecco, per leggere bene tutto. Dunque, dicevo, la percezione influisce sui danni bonus alla testa e a punti deboli, e anche questo forse, anche questo ci interessa. Pistole, armi da fuoco lunghe, che sarà i fucili da cecchino probabilmente, armi pesanti, schivata, scassinamento, ingegneria, insomma, ci interessa. A parte la forza, per ora destrezza, intelligenza e percezione ci interessa. Fascino. Il fascino influisce sulla reputazione presso le fazioni, sui tempi di recupero delle capacità dei compagni. Persuasione, menzogna, intimidazione, anche in scienza e ispirazione. E anche il fascino... Temperamento. Il temperamento migliora la normale rigenerazione della tua salute. Vita interessate. Mischia due mani. Menzogna, furtività, medicina, ingegneria, determinazione. Però... per la furtività magari sì. Beh, insomma, alla fine ci interessa un po' tutto. Però, vediamo. Adesso puntiamo magari... perché vorrei appunto fare una specie di, insomma, criminale che però intimidisce la gente più che persuaderla. Però vabbè, intimidazione è qua, in fascino. Allora facciamo così, diamo buono, alto, molto alto. Pickpocket par excellence. Che dici, scusa? No, vabbè, molto alto no, ovviamente. Abbiamo 6 punti però a distribuire, allora facciamo buono qua, poi facciamo fascino, poi facciamo intelligenza e percezione. Adesso con 2 punti vediamo dove ci concentriamo, dove possiamo concentrarci. Magari ci concentriamo in intelligenza, alto. Sto pensando a varie abilità, perché poi presumo durante il gioco possiamo potenziare le abilità singole, presumo, non so perché mi sono informato, ma sempre fino a un certo punto, se no mi spoilerò tutto e tanti saluti. Quindi menzogna, furtività, sto guardando.
Ah sì, dai, magari diamo un buono anche qua. Guarda, la forza la lasciamo così. Anche se la forza influisce sull'intimidazione, però non solo la forza. Infatti, anche abbiamo detto il tempera. No, dov'è che era? Il fascino. E questo punto. No, ah no, 0 punti. Ah, 0 punti. Allora quasi quasi. Pensavo mancasse un punto. Lascerei così, dai. Buono a destrezza, percezione, fascino e temperamento. Così la salute ci viene rigenerata. Però con una punta in più sull'intelligenza. Quindi abbiamo le armi da fuoco lunghe. La persuasione, dai. L'hacking, la scienza, determinazione, medicina. Sì, non è male. Magari poi potenzieremo qualcos'altro. Modifica gli attributi per scegliere in cosa vuoi specializzarti. Ma fai attenzione. Gli attributi sotto la media assegnano una penalità. Ah, possiamo andare anche I hope sotto. you're ready to shoulder a burden, friend. Ah, vedi? Possiamo andare Muscular anche. atrophy is practically a hobby in this colony. Chissà cosa dice quello lì, però. No, no, sotto la media no. Siamo nella media. E va bene, sì. Sì, dai, va bene così. Seguente, abilità. Ecco, vedi? Possiamo. Mischia, no, mischia lascio proprio perdere. Anche in Fallout 3 non l'avevo neanche considerato. Perché tanto mi influisce solo sulle armi, appunto, la mischia. Armi da fuoco lunghe. Abilità con armi a distanza. L'abilità armi da fuoco lunghe riduce l'instabilità delle armi quando si spara con fucili e altre armi da fuoco lunghe, aumentando inoltre la probabilità di infliggere colpi critici con queste armi. E la probabilità critico arma a fuoco lunga. Va bene. Armi pesanti. Sì, difesa. Schivata blocco. Quanta roba, però. Sì, beh, adesso. Non sto a leggere ogni singola voce, però leggo quale elenco, più o meno tanto si capisce. Più che altro, ecco, menzogna. L'abilità menzogna viene usata nelle conversazioni e ha la probabilità di infliggere interferenza. Attacca lentamente gli alleati. Cosa vuol dire? È un automeccanico che ti attacca. Ha un automeccanico che ti attacca. Già interferenza. No, non lo so. Persuasione, abilità persuasione usata nelle conversazioni, la probabilità di infliggere spavento, paura paralizzante. Vabbè, allora mi va bene anche persuasione. Quando infliggi i primi danni a un bersaglio umano. Va bene. Punti disponibili 2. Intimidazione, abilità intimidazione usata nelle conversazioni, la probabilità di infliggere terrore. Fugge per un breve periodo alle creature nelle vicinanze quando ne uccidi una. Ah, ma quindi magari hanno abilità, cioè, differenti a seconda della situazione? Non so. Non lo so, vabbè. Furtività, vabbè, ok. Hacking, ok. Scassinamento, medicina, scienza, ingegneria, ispirazione. Da ispirazione aumenta i danni inflitti dai tuoi compagni. Ah. Determinazione. L'abilità determinazione aumenta la salute massima dei tuoi compagni. No, 2 punti. Ah, ok. Devo darli. Li diamo. Dove li diamo? 2 punti. We'll put those marksmanship scores to good use. Ok. Magari ecco. Sì. Alle armi diamo un punto. E l'altro lo diamo alla comunicazione, magari, no? O all'invisibilità. Vita come comunicazione aumenta la capacità di parlare con. Ok. Ogni punto di comunicazione aumenta notevolmente le abilità persuasione, menzogna e intimidazione fino a 50 punti ciascuna. Quando raggiungi 50 punti puoi specializzarti aggiungendo punti direttamente a persuasione, menzogna o intimidazione. Ok. No, a distanza sì. Ok.
istanza sì, così almeno facciamo subito un po' male, almeno. Invisibilità, attività hack in scassinamento. Ma dai, diamo il punto a invisibilità, dai, ma sì, dai, invisibilità, così. Things tend to vanish off tables whenever you're around. Un cecchino, sì. Punti assegnati a un'abilità principale, mischia, aumenta abilità, vabbè, ok, vabbè, seguente, attitudine. Nessuna attitudine evidente. Colono, sembra un buon primo impiego per una persona con le tue capacità. L'espansione dell'umanità tramite la civilizzazione della frontiera cosmica era già un'impresa abbastanza ambiziosa senza doversi preoccupare anche di andare a lavorare ogni giorno. Avevi il resto della vita per decidere come renderti utile ad Alcione. Nessun tecnico, burocrate, grado zero. Cassiera, subordinata, non supervisore. Costruzioni, classe elettricista, avvolgitrice cavi. Oh, strane attitudini. Specialista operativa degli ascensori, bonus ingegneria da. Operaia addetta al nastro trasportatore, agricoltrice terriccio. Bonus raggi N subiti meno 3%. Schivata più 1. Tester di additivi alimentari, durata effetti CO più 3%. Inserviente classe servizi di pulizia, danni corrosivi subiti meno 3%. Vabbè, ogni cosa dà il suo bonus, ma sono cose. Aspetta, scienza, mischia una mano. Aspetta, che. Determinazione. Blocco, persuasione. Magari dai, diamo il bonus a persuasione. Cassiera subordinata a un supervisore. Nessuna transazione può dirsi conclusa senza un sorriso. Vivi per il suono di una cartuccia di bit che si inserisce correttamente per l'utilizzo dei punti fedeltà e per la promessa di una buona giornata. Arrivederci, torni presto a trovarci. Per te non solo semplici parole, ma una promessa e uno standard che intendi mantenere anche alla frontiera. Va bene, facciamo la cassiera. Va bene, il cassiere, anzi, visto che. At least you know the value of money. Lo faccio uomo. Ecco, infatti, no, infatti, meno da femmina. No, maschio. Visto che sono già femmina in Gridfall. Viso, oddio, qua. Mamma mia. Testa. Cioè, ne scelgo uno magari predefinito. Che mi ispiri, insomma, non saprei. Magari questo qui facciamo, non so, uno normale, un viso normale. Sì, dai, è un po' un nasone, però vabbè, vediamo. Questo sembra un ragazzino, però. Quasi quasi, dai. Ma sì. Carnagione. No. Bianchissimo, no. Aspetta. Facciamo. Ma sembra tutti uguali. Cioè, nel senso fa tre volte bianco-nero, però. Facciamo così, va. Ecco, magari il colore degli occhi. Madonna, così, gialli. O li facciamo rossi. No, lei li avevo fatti così, in grigio, sul bianco-grigio, più o meno. Qua li facciamo rossi. Bah, oh, così, iniettati di sangue. No, beh, non lo so. Beh, sono colori un po' strani. Cioè, non. Dai, li facciamo così, dai, arancioni. Sì, a me non dispiace l'arancione. No, poi il resto lascerei perdere, va tutto bene. I capelli, ecco, magari cambiamo un po' conciatura. Oddio. I ricci, rasta, sì. Ma non c'è, aspetta. Vediamo, sarà alla fine.
L'attaccatura alta, però. Ecco, come piace a me, rasato. Sì, a me piacciono i capelli molto corti, magari non così corti, però rasato, così, rasato. Quindi colore un po' inutile, però... sì, il colore è effettivamente un po'... Si vede poco, si vede. Aspetta, facciamo così. Così vedo il colore. È blu, sì. No, neri. Cioè, sarà alla fine il nero. Oh. Così è tipo... Sì, così è nero, dai. Ok, così faccio, ecco. Sopracciglia... Ma no, va bene questo qua. Peli del volto. La barba. Baffi proprio. Facciamo Kratos, facciamo, no. No, niente, liscio. Colori peli del volto non ci sono, quindi va bene così. Caratteristiche, beh, trucco direi di no. Sporcizia addirittura. No, cicatrice, ecco, cicatrice magari. Non c'è, ci sarà quella che attraversa l'occhio, infatti. Addirittura entrambi. No, facciamo quella, questa qua. Ok. Età, beh, così è giovane, così è vecchio, no, facciamo, non giovanissimo, un po' di più, vabbè, così va bene, dai. Ok, nome, vabbè, dai, metto, no, non con i nomi, non so mai che cavolo di nome mettere, aspetta, metterò Leo, dai, Leo e basta, va bene così, dai. C'è, no, se, seguente, riepilogo, allora, praticamente siamo un po' intelligenti, poi il resto è tutto buono, tranne la forza che è nella media, ero un cassiere a quanto pare, sì, infatti abbiamo, esatto, molto, siamo apprendisti, nelle armi da fuoco lunghe, quindi sblocca effetti area colpita durante... non so cosa sia, va bene. Un po' meno armi pesanti, un po' meno pistole, ancora un po' meno armi pesanti. Possiamo schivare, a quanto pare. Abilità schivata aumenta la distanza percorsa durante le schivate e riduce la durata degli effetti di stato negativi. Vabbè, ok, poi vedremo mano a mano. Poi abbiamo... un bel po' di hacking pari alle armi da fuoco, quindi possiamo violare i terminali. Sblocca capacità di vendere merce ai distributori automatici. E un po' furtivi, va bene. Attacco furtivo, attacca nemici ignari mentre sei accovacciato per infliggere danni aggiuntivi. Ottimo. E scassinamento, sì. Sblocca gratuitamente porte e contenitori per cui serve un grimagnetico. Che è il grimandello, vabbè. Poi medicina, scienza, va bene, ingegneria, abbiamo molta determinazione, quindi i nostri compagni hanno parecchia salute, insomma. E sì, un po' di persuasione, dai, va bene, dai. Perfetto, direi che possiamo iniziare dopo mezz'ora. Possiamo iniziare. Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Terra 2. Rotore orbitante, sistema di alcione. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down. Shit.
Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! C'è qualche problema... Ok. Vabbè, quindi diciamo c'è questa colonia. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. I'm... all the colonists are counting on you. Atterraggio morbido. Ah, you've landed. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Ehi, sotto... Cioè, allora, nei filmati... Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, eh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Ehi, sotto... Cammina, sì. No, nei filmati andava ancora bene la grandezza dei sottotitoli, ma adesso, cioè io li leggo perché io ho il monitor a 30 centimetri, però sono comunque piccoli. Mi spiace, però... No, sembra fluido, eh? Sembra che vada bene, vediamo. Salta sopra gli ostacoli. Ma c'è... No, ok. Animali. Ok. E B... passare sotto gli ostacoli. Ok. Ok, saremo penso invisibili anche. Non so. Questa è la... Ah, scatta, che è la corsa. Op. Ok. Accovacci meno furtivamente ed evitare di farti scoprire, infatti. Poi gli hanno segato le gambe. Adreno. Mentre vai furtivamente usa l'erba alta e le rocce o altre coperture per nasconderti dai nemici. In questo modo potrai oltrepassarli o coglierli di sorpresa per attaccarli. Prendi tutto qua. Scagnozzo predone. Ok. Quindi così siamo invisibili. Ok.
Però non c'è un indicatore di invisibilità. Indicatori, cosa c'era scritto? Indicatori di attenzione sopra le teste dei nemici dimostrano se sono ignari, sospettosi, intenti a indagare o allerta. Beh, così presumo siano ignari. Ah, vedi, ah, ecco, vedi. Quasi visto. Vediamo se riesco a passare inosservato. Sì. Ok. Allerta. Era giallo, sì. Ok, ciao, vi saluto. Ok. Che succede? Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Ah, effetti collaterali dell'ibernazione. Vabbè. Ci siamo fatti male. Tessuto è bassa. Usa inalatore medico di emergenza per curarti. Ogni attivazione consuma. Vabbè, l'hanno fatto apposta per. Ah, ok. Per farci usare la cura. Farci vedere come ci si cura. Ok. Consuma un dreno che. Non so, non saprei. Eccolo lì. Hey, you, come here. Sì, sì. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Ah, con medicina. Resta seduto. Ora vedo di ricucirti. Cosa ti è successo? Soluzioni spaziali. No, cosa ti è successo? We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Aspetta, allora, cos'è questa storia dei predoni che stai facendo là fuori? Ti stai nascondendo in una caverna e hai bloccato l'uscita. Sei praticamente morto. Vabbè. Cos'è questa storia dei predoni? Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Sì, ma fai un casino della Madonna. Ho un'idea migliore. Dammi la tua pistola e andrò a chiedere aiuto. Menzogna. Qualcuno ha fatto atterrare legalmente una nave? Darò la caccia per te. Intimidazione, sei proprio un idiota. Dammi la tua pistola o finirei per ucciderti. Vai, vai, diciamolo. Yeah, you sound a lot like my lieutenant. Here, hope this gun serves you better than it did me. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. Proprio un idiota, però. Puoi dirmi dove mi trovo? Se è cosa della speranza, vado. Puoi dirmi dove mi trovo? You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous Saltuna. Ma questo fa pubblicità. Se è cosa della speranza. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Vabbè, vado, va. Ciao. Ok. Come attacca? Vabbè, ok, fare i criminali, ma non ho fatto niente. Attacchiamo così. Questo cos'è? Raccogli green magnetico. Questo? Filetti di saltonno gourmet. Compresse. E rubiamo il cibo. Sì, qua c'è altra roba. Salsa di tartaro.
grimagnetico. Il grimagnetico ci servono per scassinare le porte, mi sa, quindi ok. C'è altro che ci possa interessare? Qua dove siamo arrivati? Quindi, aspetta, facciamo saltare in aria sta roba, però. Vabbè, quello lasciamolo lì, fare i suoi. Rilevate complicazioni nell'ibernazione, dilatazione tattica del tempo. A causa delle complicazioni derivanti dal risveglio dopo un'ibernazione prolungata, il tuo cervello elabora il concetto di tempo in modo diverso. Ah, ma forse ho capito cos'è, aspetta. Premendo il pulsante dilatazione tattica del tempo, DDT, il mondo rallenterà dandoti tempo di pensare e agire. Questa modalità ha una durata limitata. Rimanendo fermo, l'indicatore di DTT si consuma molto lentamente, ma muovendoti e attaccando si consuma più velocemente. L'indicatore si ripristina lentamente con il passare del tempo. Sì, è quello che c'era anche in Fallout 3, che però adesso non mi ricordo se era lo stesso nome. Ok, mantieni A, continua. Sì, ti permette di... Ma... meno tipo... Alcuni oggetti scoppiano quando vengono colpiti, sparali quando i nemici sono nelle vicinanze per una sorpresa esplosiva. Attenzione, vabbè, barili, classici barili. Sì, non so se qua c'è anche qui, ma quando ci attivavi quella roba del tempo dovevi marcare le parti del... Ah, sono i predoni quelli. C'è un barile, parti del corpo e magari saltavano via. Però e là ne segna un altro più avanti, però io ok. Aia. Aspetta, io non so. Ancora vivo sei. Ok, okay. Ci ha fatto un po' di, però ci abbiamo la rigenerazione, eh? Premi due volte il pulsante sa, adesso me lo dici. Prendi tutto, infatti volevo capire la schivata. Beh, due volte il pulsante salto. I cadaveri e i contenitori hanno degli oggetti che puoi prendere. Puoi prenderne uno o tutti in una volta. La croce di direzione ti consente di passare da un oggetto all'altro. Vabbè, io prendo tutto sempre, munizioni leggere. Ok. Hacking e scassinamento. Le abilità di hacking e scassinamento ti consentono di entrare in posti in cui non dovresti. I grimagnetici vengono usati per scassinare serrature e derivatori per violare le crittografie dei computer. Se la tua abilità è a un livello tale da poter agire alla sicurezza, vedrai quanti grimagnetici o derivatori ti servono e quanto tempo ci vorrà. Man mano che la tua abilità aumenta di livello, il numero di oggetti da usare diminuisce e il processo diventa sempre più veloce. Ok, noi ci siamo potenziati un po', quindi in due secondi consumo due quelli che abbiamo trovato prima. Vediamo. Bastone telescopico. Ok, 15 esperienza. Bastone telescopico di soluzioni spaziali può essere modificato in molti modi con un piccolo costo aggiuntivo. Ora disponibile in versione 2. Prendi. Eccoli qua. Hai trovato una nuova arma. Il pulsante per cambiare arma ti consente di scorrere tra le armi equipaggiate nella schermata dell'inventario. Vediamo. Sì, però non... Aspetta. No. Aspetta. Raccogli la banana qui. Ok, qua non c'è niente. Oh madò, io sapevo che andavo fuoco. Però beh, la vita si è ricaricata. Aspetta, così pausa. Ok, è l'inventario, devo vedere.
Formazione TEL sulla sicurezza delle armi. Gestione delle armi. Puoi equipaggiare fino a 4 armi contemporaneamente. Vai a un'arma e seleziona lo slot dell'arma nella parte alta dello schermo. In questa pagina puoi anche ispezionare le tue armi, confrontarle, contrassegnarle come rottami o smantellarle per ottenerne le parti. I giocatori con l'abilità ingegneria possono inoltre riparare le proprie armi in questa schermata. Prenditi cura delle tue armi TL e loro si prenderanno cura dei tuoi nemici, sì. Quindi invece le armi si consumano in un certo senso, forse più le condizioni, sì. Ecco qua il bastone, sì, ma noi non puntiamo sulle armi da mischia, quindi un po' inutile, però. Per ora teniamo, tanto all'inizio abbiamo un sacco di spazio. Missione principale, straniero in terra straniera. Phineas ha bisogno del tuo aiuto per rimettere a posto le cose ad Alcione, ma prima devi procurarti un mezzo di trasporto. Sì, va bene. Codice. Ah, il codex, credo, sì. Esplorazione e saccheggio, va bene. Mappa. Ah, va bene. Ok, allora prendiamo tutto, perché qua la roba un po' si confonde con l'ambiente, insomma. Un pochino. Che si è leggermente evidenziato. Allora, così lo zoom, va bene. Adesso abbiamo solo la pistola, praticamente come arma da fuoco. Guarda, là c'è un predone. Aspetta, ha due predoni. Predoni, no, devo. Ok, potrei, credo, attaccargli alle spalle, però. Adesso sono un po' tanti. Tre. Per essere l'inizio. Aspetta, per essere l'inizio. Guarda questo. Madonna, non so chi va. Sì, vabbè. Beh, se inizio erano un po' tanti. Tre. Faccio continua. Vediamo dove mi ha salvato. Ah, proprio dall'inizio. Ok, ho rifatto il pezzettino indietro. Sì, è vero che con questa modalità supernova comunque poi c'era scritto che potevi salvare solo la nave. Poi i salvataggi automatici sono limitati, quindi contro 3 è un po', insomma, non è semplice. Contro 3. Tutto adesso siamo ancora all'inizio, siamo delle merdine praticamente, quindi però vediamo, fammi vedere la, ok, no, sto per capire, e voglio vedere se posso prenderlo anche se non ho un'arma da mischia. Posso prenderlo da dietro? Che c'era... Io ci ho mancato poco. Se no posso superarli e basta, Non è che devo per forza ammazzarli, giusto per... no, vedi. Madonna. No, mi sa che solo con le armi da mischia. Beh, io passo. Vado. Ti saluto. Sparmiamo colpi, anche se ce li abbiamo. Eccolo lì. Ma ce ne sono un po', o sbaglio, di predoni qua. Oh, qua. Questi qua. Soldato... Kimball, tenente Mercer. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators.
gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Soltanto una violazione di atterraggio, lascia perdere, ho sentito. Ho trovato uno dei tuoi compagni rintanati in una grotta. Ho già avuto a che fare con un paio di questi pedoni, non mi hanno particolarmente colpito. Insomma, mi hanno colpito invece bene, devo dire. Ho trovato uno dei tuoi compagni rintanato in una grotta. Really? How is he? Perde sangue ed impede al delirio, ma è ancora in questo mondo. È sempre un deficiente. Spero che tu sia un po' più sveglio. Vabbè, perde sangue ed impede al delirio, ma è ancora in questo mondo. Well, that's a relief. You don't want to know how much paperwork's involved in paying off a gravesite fee. We'll see him back to Edgewater. Just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Allora, vediamo. Le guardie delle soluzioni spaziali si tirano forse indietro di fronte a una sfida. Menzogna, scommetto che potessi costringere questi pedoni a rivelarti chi è il proprietario di quella nave. Intimidazione, immagino che dovrò assegnarti uno zero nel mio questionario di soddisfazione del cliente. Non preoccuparti, metti comoda, ci penso io, lascia conversazione. Codarda, me ne occuperò io, lascia conversazione. Facciamo persuasione. Le guardie delle soluzioni spaziali stiano forse indietro di fronte a una sfida. Well, sometimes management's real good at cost benefit analysis. But seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. And it's gonna be fucking laminated. Oh, così mi danno una mano. Anzi, facciamo fare tutto a loro. Guarda. Quello è morto. Kimball è morto. Ah, che fucile ha lei, Mizega. Fa male. Molto male. Ecco, io frego la roba a Kimball. Munizioni pesanti, cartuccia di bit. Scommetto che è tipo la moneta. Non so, la vedo dappertutto. Bandalo, non c'ha niente. Cartuccia bit. Canide selvatico. Tenente. Sa che volendo potrei anche spararle, ma. This is gonna take a lot of paperwork. Se io faccia quello che deve fare, io salgo, La mantieni. Puoi spostarti verso altri luoghi che hai sbloccato con il viaggio rapido aprendo la mappa e selezionando la destinazione. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Ada. Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. La telecamera. Ok. Oui. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Parla. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Che cosa pensi di fare? Autodistruggerti? Non voglio appropriarmi di un bel niente. Non mi piace il modo in cui mi parli. Non mi piace il modo in cui mi parli. I have been programmed to communicate with diplomacy and tact. Ah, sì? Please allow me to demonstrate. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing che faccio? All boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. Ti rendi conto che siamo a terra, vero? You are still here. My deception protocols have failed.
I have been programmed to express disappointment. Ok. Devo portare in quota questa nave. Questa è la nave di Outron. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Outron avrebbe dovuto incontrarmi presso il luogo dell'atterraggio. Outron è morto, mi dispiace. Il tuo capitano non è rimasto altro che una macchia rossa sotto la mia capsula di salvataggio. Ah! Oddio, davvero? Ma forse era quello là. E gli sono andato addosso, ma sapete che non ci ho fatto caso? Outron è morto, mi dispiace. No, del tuo capitano non è rimasto altro che una macchia rossa. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Capisco, bisogna che io sia il Capitano Hawthorne, altrimenti non puoi volare. D'accordo, ma io non sono Hawthorne, Hawthorne è morto. No, va bene. Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Sì. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Ingegneria 5. Ho dubito che troverò un componente simile abbandonato in un garage. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Sì, sì, ho capito. Sì, sì, no, ho capito. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Questa volta non muori. Livello 2. Vediamo. Corso per futuri dirigenti di Zia Cleo. Miglioramenti abilità. Ogni volta che sei di livello, ottieni dei punti abilità da usare per migliorare le tue abilità. Grazie. Usare i punti abilità per un'abilità di base, mischia, migliora tutte le abilità specializzate di quel gruppo fino a un massimo di 50 punti. Quando raggiungi 50 punti, puoi aggiungere punti direttamente alle abilità specializzate fino a 100. Ogni abilità migliora con l'aumentare dei punti, ma ogni 20 punti sblocchi un bonus speciale, dei bonus speciali. Leggi la descrizione dell'abilità per avere maggiori informazioni. Armature, consumabili, gli effetti di stato possono accrescere o diminuire temporaneamente le tue abilità. Questo migliora o peggiora le verifiche di abilità e i bonus passivi, ma non aggiunge né toglie potenziamenti sbloccati. Lavorando diligentemente e migliorandoti, potrai diventare anche tu un dirigente di medio livello. Bene. Beh. Ok, quindi... Ha ottenuto la promozione, aumento di livello. Complimenti, ho accumulato abbastanza esperienza per essere di livello. Apri il registro del personaggio per farlo evolvere, già fatto. Quando passi a un livello successivo, i tuoi punti salute aumentano. Ottieni punti per potenziare le tue abilità e ricevi un nuovo vantaggio a livelli alterni. Continua a essere di livello e in men che non si dica farai parte della dirigenza. Visualizza il registro. Oh, vabbè, ok. Ok, no, ma sono già qua, infatti. Quindi adesso possiamo potenziare punti disponibili 10. Ah, no, ok, aspetta. Ok. 10 e li aumenta di 1, praticamente. Ok, allora aumentiamo. Cosa possiamo aumentare? Bene, comunicazione schivata.
Distanza aerea schivata. Beh, oddio. Dovrei trovare un bel fucile e cominciare a sparare come si deve. Vabbè. Comunicazione. La facciamo. Comunicazione. Ok, se abbiamo qua più uno perché eravamo dei cassieri, a quanto pare va bene in persuasione. Aumentiamo. Un po' le pistole, cioè la le armi, diciamo. Magari dai la difesa, qualcosina. E dai 5 punti in invisibilità. Sì, dai. Ok. Sì, dai, concentriamoci su questi. Sì, per ora. Poi comunque vediamo. Applica. Ok. Aree colpite durante la dilatazione del tempo. Hai sbloccato degli effetti area colpita per dilatazione tattica del tempo. Le parti del corpo che vengono colpite durante la dilatazione del tempo vengono mutilate o menomate. Prova a colpire punti diversi per vedere i diversi effetti. I colpi al petto producono effetti diversi in base all'arma che usi. Interessante. Forse perché ho potenziato le armi, magari. Poi vediamo vantaggi. Sezione dei vantaggi. Questa è la sezione dei vantaggi. In questa schermata puoi scegliere quali vantaggi acquisire con i punti vantaggio. Ogni due livelli ottieni un punto vantaggio, ma non solo. I punti vantaggio si possono ottenere anche durante il gioco, ad esempio accettando un difetto. Vabbè. Quando acquisisci 5 nuovi vantaggi avrai a disposizione una nuova classe di vantaggi. Sembra una promozione, telepromozione. Vabbè, ok. Ok, vediamo. Vantaggi disponibili. Sei più in salute da quando sei fuori dalla stasi. Ah, aumenta la salute, infatti. Aumenta la dilatazione del tempo. Ok. Più 25% quando si gioca in solitaria. Velocità di camminata, velocità di scatto. Perdita di durabilità dell'arma, armatura. Ah, ok, si deteriorano meno le armi. Ok, priorità critico compagno, prezzi meno 20%, prezzi mercante, più esperienza delle uccisioni dei compagni, sblocca la capacità di viaggio rapido quando sei sovraccarico, capacità di ricarica tattica del tempo, capacità di carico più 50 kg, più 100% munizioni aggiuntive dai mercanti, consumabili, tutta roba. Valore di armatura base, è un valore di armatura base che si aggiunge a qualsiasi armatura tu indossi. Tra questi, la dilatazione del tempo non l'ho ancora usata, l'ho solo vista. Però aumenterei, cosa possiamo aumentare? La salute? O i chili, ma aumentiamo i chili, dai, i chili di roba che possiamo portare. Ok, questo applica. Sì, confermo. Ok, così possiamo portare più roba. Gestione delle armi, puoi equipaggiare fino a 4. Ma questo forse avevo già letto, ma forse sono morto e quindi non l'ho visto. Sì, infatti avevo già letto questo, sì. Ok, inventario diario, va bene. Ok, trovo un regolatore di energia, se dobbiamo riparare la nave. Ma praticamente, sì, codice. No, ce n'è di roba, sembra anche interessante. Ha salvato, perfetto. Ok. Cioè, diventati... The navigation console is offline at this time, Captain. Sì, scusi, stavo guardando in giro. Siamo diventati capitani di questa nave, praticamente, visto che l'altro è morto. Ma sapete che non ho capito se era quello senza gambe o gli sono caduto addosso, io non ho guardato in giro e quindi non lo sapevo, vabbè. Ok, adesso credo che esploreremo prima un attimo la nave e poi andiamo a cercare l'energia lì, insomma, quello che è, ecco, per ripararla.